Bentornati sul mio canale YouTube. Anche questa settimana vedete che mi trovo in ottima compagnia. Infatti, qui con me c'è lo storico Diego Redivo, che ha finito da poco una conferenza nella sede della NVG di Gorizia. Prima di iniziare l'intervista, io voglio rivolgere un graditissimo saluto a Dark Ema, che è molto attivo sul mio canale YouTube e mi lascia sempre graditissimi commenti. Per cui ti saluto, ti ringrazio. Buona intervista. Eccoci qua, ritornati con lo storico Diego Redivo. Allora, Diego, oggi abbiamo preso spunto da un testo, Il Piave mormorò, la Grande Guerra. Questo racconta di fatti anche inediti rispetto a quello che la storiografia e la bibliografia abituale che si legge della Grande Guerra ce ne racconti i capisaldi. Diciamo che questo volume ha dato lo spunto per affrontare un tema poco conosciuto sostanzialmente. È il classico esempio di storia locale che entra in maniera importante nella storia, nella grande storia, nella storia generale, ovvero l'internamento nei campi austriaci di parte della popolazione istriana, che in questo caso, in particolare da Dignano, perché i due autori hanno affrontato quella che fu la realtà di Dignano, ma attorno alla città di Pola, nel giro di pochissimi giorni, venne spostata tutta la popolazione nel campo di internamento di Wagner. E uno spostamento ritenuto necessario da parte dell'impero asburgico, perché Pola è l'arsenale, il porto, una città militare per eccellenza. L'Italia era appena entrata in guerra contro l'Austro-Ungheria, per cui questa popolazione che gravitava attorno alla città di Pola veniva vista sostanzialmente con sospetto, sapendo che l'origine di tutte le persone di fatto era latina, veneta, italiana, si temeva che potesse costituire una sorta di quinta colonna, favorevole appunto alla guerra italiana. In questo modo si sposta il pericolo, lo si porta in uno dei campi di internamento che ormai erano diffusi in tutti gli eventi bellici in tutto il mondo. Campi di internamento dove questa popolazione veniva tenuta sotto controllo, anche se le condizioni di vita o il trattamento di queste persone rientrava ancora nei termini dell'umanità. Noi abbiamo in mente i campi di sterminio, abbiamo in mente i gulag, ecco, era molto diverso. Erano campi di internamento dove queste persone venivano tenute sotto controllo, ma il trattamento, il modo di vivere era ancora nei termini della civiltà, anche se poi tutte le cose, il freddo, la fame, le malattie, tutto quanto rendeva dura la vita in questi campi. Ecco, in qualche maniera hai già anticipato quello che voleva essere anche la mia seconda domanda, perché come hai detto tu, questi campi venivano utilizzati per tenere sotto controllo la popolazione, ma cosa si intende per sotto controllo? I campi di internamento possono essere fatti per togliere la popolazione dalla prima linea, dalla linea del conflitto, e quindi in qualche modo proteggerla. In questo caso c'era anche questo elemento, quindi allontanarla dalla zona di Pola, ma soprattutto erano degli internamenti perché non vi fossero appunto quinte colonne, non vi potesse essere qualche atto di sabotaggio, quindi favorevole all'Italia, e sostanzialmente, come è stato il caso di Cuba nel 1898, quando vennero messi in campi di prigionia di internamento per togliere l'acqua.
acqua dove i pesci nuotavano, sostanzialmente per togliere possibili basi d'appoggio a quelli che sono i nemici di chi detiene il controllo del territorio. Durante la conferenza prima abbiamo parlato di Grande Guerra e nell'immaginario collettivo un episodio molto importante è quello di Caporetto. Per l'immaginario, ma anche per la propaganda, Caporetto viene identificata come una disfatta. Secondo te è realmente così o c'è qualcosa in più? Io un po' dal punto di vista militare e strategico, cosa di cui io non mi occupo molto, mi rifaccio alle tesi di Antonio Sema, del compianto Antonio Sema, che lui ha dimostrato in varie pubblicazioni che di fatto quella non fu una disfatta, perché poi l'anno dopo l'Italia vinse e quindi seppe recuperare quella gravissima sconfitta militare, ma poi seppe invece gestire abbastanza bene la ritirata, cambiò gli alti comandi e seppe poi assestarsi sulla linea del Piave e respingere gli attacchi austriaci. Quello che ha creato questo mito sostanzialmente di Caporetto della disfatta e parte dall'improvvido bollettino di Cadorna, che accusò di vigliaccheria i suoi soldati, e questo diede la stura a polemiche di tipo politico, ideologico, con vari aspetti si cercò di dimostrare che sostanzialmente quell'unità nazionale che si era convinti di essere riusciti a raggiungere con il conflitto, che doveva essere la prova definitiva, in realtà sfaldò dal punto di vista civile, morale, e sfaldò quella che era appunto la concezione dell'unità nazionale. Rientrarono in ballo i rapporti di classe, le lotte politiche, una causa nei confronti della Chiesa, del cattolicesimo, che non era ancora stata risolta, fu risolta appena nel 29, i movimenti proletari, la differenza sempre gravissima tra nord e sud, quindi la questione meridionale, e venne data l'immagine di un popolo che non sapeva nemmeno perché stesse combattendo, mandato allo sbaraglio, e a causa di quelli che sono stati vertici militari, quindi sostanzialmente la borghesia che governava lo Stato italiano, aveva dovuto subire quella gravissima pagina, da cui però l'anno dopo invece si dimostrò un'unione delle forze nazionali che ci permise di vincere la Prima Guerra Mondiale. Sul posizionamento invece dell'Italia per quanto riguarda l'alleanza con l'Austria-Ungheria, secondo me hai fatto un passaggio bellissimo, perché hai detto, o comunque hai paventato un'ulteriore possibilità sul fatto che l'Italia non fu quello che tutti quanti dicono una traditrice, perché vi era in realtà un patto di alleanza difensivo fra le due potenze. Quindi quello che vorrei chiederti: può essere in qualche maniera rivista la posizione dell'Italia, oppure è giusto quello che ci viene anche spesso insegnato dai libri di storia, che l'Italia fu traditrice? Di fatto chi si occupa di questi argomenti sa benissimo che l'Italia aveva la mano libera in questo senso, appunto perché la Triplice Alleanza era un'alleanza di tipo difensivo. Chi ancora parla di tradimento dell'Italia lo fa per alimentare le costanti polemiche nei confronti dell'Italia. Gli stessi tedeschi dicevano bisogna l'Italia è come una bella donna a cui bisogna lasciare mano libera per fare i giri di valzer, li chiamavano, quindi una volta con uno, una volta con l'altro. La realtà non era questa. La realtà era che a livello mondiale c'era un gioco delle grandi potenze con cui la Germania, attraverso il controllo totale dei Balcani, del corridoio balcanico, e con l'alleanza della Turchia, doveva arrivare a Baghdad, secondo il progetto Berlino-Baghdad. Da lì avrebbe avuto le materie prime e quelle petrolifere con cui l'industria tedesca avrebbe raggiunto la supremazia mondiale. Ovviamente nessuna grande potenza
era d'accordo con questo disegno, perché sapevano che avrebbero perso sostanzialmente la guerra imperialistica economica che era in corso appunto a livello planetario. Per cui l'Italia già da tempo si, dal punto di vista economico, cercava di fare accordi con la Serbia, perché la Serbia costituiva l'impedimento massimo per la Germania. Non è un caso che dopo l'omicidio di Sarajevo, sostanzialmente, di Francesco Ferdinando, soprattutto i tedeschi presero il pretesto e spinsero l'Austria a emettere un ultimatum in termini inaccettabili per la Serbia, non avrebbe mai potuto accettarlo, per scatenare la guerra contro la Serbia, e loro pensavano spazzare via questo che era l'impedimento alla loro supremazia. Quando si scatena una guerra entrano in gioco sempre altre variabili, magari non previste, i vari interessi russi, i vari interessi italiani, quelli francesi anche nella penisola balcanica, la Gran Bretagna che è la potenza massima a livello mondiale, chiaramente si posano tutti contro questo tentativo tedesco di cui l'Austria non era altro che la punta avanzata. Non c'entrano nazionalismi, non c'entrano tante cose che ormai negli slogan vengono continuamente ripetute, era in gioco la supremazia mondiale dal punto di vista economico e politico, e la Germania attraverso l'Austria tentò di raggiungere questa supremazia mondiale. Io credo che dalla storia ci sia molto da imparare anche per la contemporaneità, quindi da storico te lo chiedo, quale tu sei, quali sono secondo te le principali analogie e quali invece le principali differenze fra i fenomeni di profuganza dovuti appunto al primo conflitto mondiale e quelle che invece contraddistinguono la nostra epoca? Sia nella prima che nella seconda guerra mondiale abbiamo avuto fenomeni di profuganza e spostamento soprattutto di popolazioni legate in toto a quello che è stato l'evento bellico, e queste migrazioni di popolazione sono molto diverse, nel senso che si dice scappano dalla guerra, ma non è ancora proprio chiarissimo quali siano le guerre da cui scappano, e poi molto spesso ci chiediamo perché le donne restino lì e gli uomini fuggano, quindi già non è chiarissima questa posizione. Io credo, ed è un percorso che è inarrestabile secondo me, ormai i popoli si sono messi in moto e nel giro di una ventina d'anni cambierà completamente anche dal punto di vista antropologico la realtà europea, e non si può fermarla se non innescando qualche terribile conflitto, stragi e altre cose di questo tipo, ma ovviamente non le auspico. Io credo che ormai dal punto di vista economico il centro del mondo è ovviamente il lontano oriente, quel mondo ormai incentrato sulla Cina, sull'India, sul Giappone, sulla Corea, sono appena finite le Olimpiadi e le prossime sono sempre nel continente asiatico, quindi è chiaro che dal punto di vista economico l'Oriente è il nuovo centro del mondo. L'Europa ormai è diventata una sorta di pensionato in cui si sta ancora bene, ma conta molto poco, se non nulla, su quello che sarà il futuro del pianeta, e tutte queste migrazioni sono sostanzialmente espulsioni dai paesi di provenienza per riequilibrare la nuova realtà che si va configurando negli altri continenti. È come se fosse un surplus di popolazione che viene allontanata per tenere in equilibrio quelle società da dove provengono, e le hanno riversate sul continente europeo. Però non si fermerà più questo processo.
Ecco, io ringrazio il mio ospite Diego Redivo, lo storico Diego Redivo, per averci risposto a tutte le mie domande, che sono anche le nostre. Io invito i nostri spettatori su di YouTube a mettere un bel mi piace se questa intervista vi è piaciuta, così mi aiuterete a farla conoscere a più persone. Scrivete i vostri commenti, le vostre opinioni, anche le vostre critiche costruttive, per farmi sapere tutto ciò che voi pensate. Mi raccomando, condividete l'intervista con tutti i vostri amici. Noi ci rivediamo fra 7 giorni. Ciao!